Salve a tutti, in questa lezione desidero affrontare con voi le equazioni di primo grado, quindi le equazioni anche dette lineari. Se il video, cioè io vi consiglio di iscrivervi al canale perché sto caricando sempre nuovi video, potete seguirmi, carico i video di matematica, di fisica e di ingegneria per tutti gli anni. L'unica cosa è che avrò bisogno di tempo per caricare tutte queste risorse, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista degli esercizi svolti. Oggi quindi farò un esercizio, svolgerò un esercizio relativo all'equazione di primo grado. Allora, questa equazione si presenta così: x diviso, aperta parentesi quadra, 2 settimi più 11 ventunesimi, che moltiplica questo tutto tra parentesi, allora meno un mezzo, chiusa parentesi, per un quarto più un terzo, chiusa parentesi quadra, uguale, aperta la tonda, 11 tredicesimi, più linea di frazione, 3 meno 9 settimi, 5 settimi più 1, chiusa tonda, diviso, apro quadra, 5 sesti meno un mezzo, meno un quattordicesimo, qua c'è la tonda, chiudo, apro, 7 terzi, meno 7 undicesimi. Benissimo, allora conviene fare il minimo e il multiplo qui, 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 qui e cominciare a risolvere anche qui sotto l'equazione. Ora x tra 7, 21 e 2. Ovviamente 21 non è divisibile per 2, quindi 42 è il minimo ogni multiplo. Poi, se volete, scrivetemi nei commenti come si calcola il minimo ogni multiplo e ve lo calcolerò. 42 diviso 7 per 2 è 12, 42 diviso 21 per 11 è 22, meno 21 per, qua è 12, 3 più 4, chiudo quadra, uguale, 11 terzi, 3 settimi, lo posso vedere come 21 settimi meno 9 settimi che dà 12 settimi, più 12 settimi, qui faccio subito il prodotto, 5 settimi più 7 settimi, quindi fa 12 settimi, ma faccio il reciproco 7 dodicesimi. Sapete che se c'è una minima di frazione significa dividere e se io voglio trasformare un quoziente in un prodotto basta fare il reciproco. Diviso. Cerco di fare meno passaggi possibili, così diventate bravi pure nella logica di come si risolvono gli esercizi, minimizzando gli errori, i passaggi e il tempo. Quindi 42 diviso 6 per 5 è 35, meno 21 meno 3, per 11, 22, 33 è il minimo multiplo. 11 per 7 è 77, meno 21. Chiusa quadra. Ovviamente questi esercizi banali si possono risolvere pure senza calcolatrice, almeno fin qui. X diviso, abbiamo 11, 12, 22 meno 21 è 13 42esimi per, ho scritto 47, per 7 dodicesimi. Qui semplicemente si semplifica il 7 col 42 che 1 è 6. Qui 7 e 7 se ne vanno, 1 e 1 sarebbero 12 e 12 se ne va, quindi 11 terzi più 1, 11 tredicesimi, mi sono sbagliato, tredicesimi più 1, mettiamoci ancora la parentesi, diviso, e 35 è 11 42esimi per 56 33esimi, 33 diviso 11 è 1 e 3, qui divido tutto per, forse posso dividere direttamente per 14, quindi qui viene 3 e qui viene 4, chiudo la quadra, quindi x diviso 13 è 6 per 12, 72esimi, uguale 11 tredicesimi più 1, quindi 11 più 13 tredicesimi,
24 tredicesimi diviso 4 per 3, 9. A questo punto, questa si può risolvere anche come il prodotto degli estremi uguale al prodotto dei medi. Quindi 4 noni x è uguale a 13 settantaduesimi per 24 tredicesimi, 13 e 13 si semplifica, 24 e 72 diventa 1 e 3, quindi 4 noni, segue che 4 noni x è uguale a 1 terzo, e segue che x moltiplica meno 9 quarti è uguale a 1 terzo per 9 quarti, 1 e 3 uguale 3 quarti, che è la soluzione. Vi ringrazio e invito a... Oddio, mi è uscita un'altra pagina, ne ho caricate tante. Oggi vi invito a iscrivervi al canale e caricherò nuovi video, nuovi esercizi, lasciatemi i commenti, vi ringrazio, buona giornata.